Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da iForex.com e in questo video voglio parlarvi di un messaggio che mi è stato recapitato sui vari social come messaggio privato. In realtà non è la prima volta che mi capita di ricevere un messaggio del genere e parla di copy trading. La persona chiedeva se il sottoscritto fa servizi di copy trading. Copy trading, che è ormai una parola molto usata, diciamo, nel web, sarebbe praticamente, in poche parole, che io, o comunque il trader, fa un certo tipo di operazione, un certo tipo di attività, e la persona dall'altra parte copia in toto, diciamo, quella che è la mia operatività. A questo punto la risposta mia è stata: non solo non facciamo servizi di copy trading, ma anche non crediamo in questo tipo di servizi. Faccio trading da oltre 15 anni quest'anno e da circa metà del 2010 ho il sito iForex.com con il quale nel tempo, sempre di più, ho cercato di offrire dei servizi di formazione, didattica, di servizi operativi anche a chi voleva appunto approcciare e capire come operavo. In tutti questi anni, poi soprattutto negli ultimi anni, abbiamo cercato di creare una scuola, come l'abbiamo chiamata noi, comunque un servizio molto operativo e dedicato ai trader che come obiettivo hanno quello di imparare e diventare loro stessi poi dei trader a tutti gli effetti. Se io parlo di un servizio di copy trading, sicuramente non parlo prima di tutto di un servizio didattico. Ma la cosa ancora più importante per cui non credo nei servizi di copy trading, e anzi sono convinto al 100% che qualsiasi trader voi seguiate, molto probabilmente risulterà poi nell'effetto contrario, ovvero tempo perso, soldi persi, oltre che i soldi del vostro conto persi. Questo perché il trader, bravo o meno che sia, ma mettiamo proprio, facciamo l'esempio che quel trader sia anche capace, sicuramente ha una storia, ha un'esperienza. Io mi metto io nei panni, no? Del trader che deve fare questo servizio. Io ho una storia, un'esperienza. Ho fatto dei sacrifici per arrivare a fare un certo tipo di trading, ho studiato delle cose, ho consapevolizzato altre cose, la gestione del rischio e perché no anche un pizzico magari di talento di cosa mia naturale. Ci sono tante cose per cui io sono arrivato fino a questo punto dopo tanti 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 anni di trading, per cui chi segue quell'operatività non è Arduino. Non è impossibile che abbia quello che può avere il trader che si va a seguire. Ed è per questo che questi tipi di servizi che adesso vanno tanto di moda sono fallimentari. Noi invece crediamo di più nell'aspetto del fare magari anche vedere quello che faccio. Io è da 10 anni, dal 2010, che faccio vedere ciò che faccio. Nel Platinum, addirittura nella scuola Platinum, ancora di più questo perché abbiamo le trading room giornaliere. Abbiamo il canale Telegram, i gruppi Facebook, quindi cioè, condividiamo il tutto, ma la condivisione non ha l'obiettivo del copia. Questo non è l'obiettivo. La condivisione è: siccome io ti spiego la teoria e ti faccio anche capire come si può gestire una cosa, poi nella pratica ci sono delle sfumature, una sensibilità, un certo tipo di comportamenti che possono essere anche leggermente diversi o comunque non sono sempre uguali. E quindi in quel caso ti vado a far capire come faccio la cosa, con l'obiettivo non che la persona che segue il platino debba copiare, anzi, noi diciamo di non copiare, ma di consapevolizzare un certo tipo di cose, un certo tipo di comportamento, di gestione, che un po' alla volta, insieme alla teoria, faccia sì che il trader sia, diciamo, libero di capire, di farsi il suo vestito su misura, ma non solo a livello tecnico, teorico, diciamo, ma anche a livello più tecnico, pratico. Perché poi mettiamo anche l'esempio di un qualsiasi altro lavoro, qualsiasi altro professionismo. Vediamo l'avvocato, per esempio. C'è chi studia legge, giurisprudenza, per anni, dopodiché, prima di svolgere la professione,
in maniera autonoma, sicuramente farà qualche anno a fianco di chi quel lavoro lo fa già da tempo ed è avvocato e segue delle cause e va ovviamente appunto in causa, parla col cliente, con il giudice, cioè ci sono tutte queste sfumature che non sono sempre uguali. Ecco, io nel trading credo nella stessa cosa, quindi si viene diciamo a bottega da chi le cose le fa da tempo, si sta insieme, si guardano i grafici, si segue un certo tipo di operatività. La gestione del rischio è importantissima. Come faccio io a fare il copy trading e non so neanche quanto cosa sta facendo Corriere a livello di gestione del rischio? E poi io, che non ho la stessa esperienza e, come dicevo, una sensibilità che si acquisisce nel tempo, con lo studio, con l'esperienza di quella persona là. Quando un trade io, ma capita spesso, no? Un trade magari lo tengo anche 3-4 settimane. È successo sull'euro-dollaro negli ultimi mesi, ho tenuto un trade un mese e mezzo, sulla sterlina ho tenuto un trade 3 settimane, sull'euro sono dentro e sto dentro. Cioè, quello che voglio dire, quando io faccio un certo tipo di cose, sto dentro un certo tipo di trade, oppure esco prima. È successo 10 giorni fa che a un certo punto 3 posizioni di avevo a mercato in totale portafoglio, ho voluto chiuderle totalmente tutte e tre. Ma chi è dall'altra parte fa le stesse azioni o si innamora di quella posizione perché non ha la mia stessa sensibilità? Si innamora di quella cosa, no, pensa che possa andare ancora di più, oppure chiude dopo 2 giorni perché appena fa un movimento a favore, ah, porto a casa perché l'altra posizione era andata in stop o solamente perché vuole portare a casa. Queste dinamiche qui sono tutte dinamiche che fanno parte del trading e quindi noi non crediamo nel copy, ma crediamo che ci possano essere dei servizi, come per esempio noi abbiamo il Platino, che sono molto operativi, ma sono molto operativi e quindi ti mostrano quello che facciamo, non con l'obiettivo che tu debba copiare, ma con l'obiettivo che, vedendo anche chi fa una determinata cosa e non solo ti dice come si fa, crea i presupposti perché l'altra persona impari davvero. È un po' come il genitore col figlio, cioè se io ti dico di fare una cosa e poi ne faccio altre, è ovvio che il figlio ha un po' di confusione. Se invece io da genitore ti dico delle cose e poi le faccio anche, è ovvio che l'esempio è completo. Quindi, per finire, noi in Near Forex non crediamo nel copy trading. Credo che questo ormai sia chiaro. Se me lo richiedete, vi linkerò questo video. E invece crediamo nell'imparare anche guardando chi le cose le fa, ma non con l'obiettivo di copiare. Per oggi è tutto, ragazzi. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti, buon trading simple!